Altre identità, dimensione, solidarietà e volontariato. Questo è il tema al centro di un evento extra dello Sciacca Film Fest dedicato al diverso e rivolto agli studenti della città. Numerosi ragazzi provenienti dalle scuole medie e dai licei classico e scientifico hanno prima visitato la mostra di Cosimo Barna e poi potuto assistere in anteprima alla presentazione del libro È solo un gioco di anime, scritto da Romina Caruana, agrigentina ma da anni residente a Los Angeles, sorella di un ragazzo disabile che in questo modo ha voluto raccontare la storia della sua famiglia. È solo un gioco di anime, è la mia vera storia, la storia della mia famiglia e di come questa piccola bambina diventa donna con un fratello che ai suoi occhi è assolutamente normale, ma agli occhi della società sembra essere diverso, ma alla fine è la persona che, come scrivo anche sul libro, mi ha insegnato di più, è il mio mentore, è la mia espressione più alta di gioia, è l'entusiasmo, proprio come dicono i greci, in Teos, no? Quindi in Dio che viene fuori da mio fratello, non l'ho mai vista in nessun essere umano, quindi insieme a lui conosco tante persone con disabilità e quello che ci insegnano è così tanto che se solo spostassimo il punto di vista e andassimo con il cuore a vedere quello che ci vogliono dire e come essenza e come angeli che cadono dal cielo perché Dio ce li ha donati. È un libro dal quale verrà fuori anche un film, probabilmente. Sì, assolutamente sì, c'è una sceneggiatura già scritta e tra l'altro ci sono delle ambientazioni da fare proprio a Sciacca, diverse dal libro. Il libro è Il Carnevale di Venezia, ma non potevamo che far diventare Venezia Sciacca. La presentazione del libro verrà riproposta questa sera alle 20 nel cortile Orchidea. E verrà replicato in serata anche il docufilm L'altro della porta accanto, girato da Nino Sabella in collaborazione con le associazioni di volontariato di Sciacca. I ragazzi questa mattina hanno potuto seguire anche questo film e confrontarsi direttamente con i volontari. Ringraziamo appunto il padrone di casa, Sino Caracappa, che non ha esitato ad accogliere quella che è stata la visione di tutte le associazioni che insieme hanno proprio voluto fortemente una grande festa del mondo del volontariato, in un laboratorio di idee come appunto la Casa del Volontariato. All'interno della Casa del Volontariato ci siamo incontrati per tanto tempo, per tanti proprio mesi, per elaborare una giornata che vedesse insieme tutte le associazioni con un filo conduttore, con una manifestazione ricca, ricca di eventi. Altra identità è un progetto avviato dal patron del festival Sino Caracappa già nelle passate edizioni. Il progetto si chiamava Altra Identità, è un bel festival che abbiamo fatto 4 anni fa e che poi a pieno titolo è entrato nel programma dello Sciacca Film Fest. Ricordo che c'è anche una giuria che esaminerà tutti i film dello Sciacca Film Fest e darà un premio per il film che meglio tratterà del tema della disabilità e dell'inclusione. Oggi è una giornata dedicata alle associazioni che lavorano sul campo spesso in maniera silente, ma in maniera molto efficace. Gli abbiamo voluto dare visibilità e voce anche attraverso un documentario che ha realizzato un nostro filmmaker locale, il bravissimo Nino Sabella, e a pieno titolo, diciamo, fa parte del programma del festival.